Benvenuti su Ogni Momento, io sono Veronica. Oggi ci troviamo in compagnia di Manlio Di Donato, operatore olistico e fondatore del metodo di ricalibrazione planetaria di TerraCuore.it. Ti lascio con questo fantastico video sul potere di cambiare le cose e la responsabilità. Infine, ti ricordo che puoi seguirci sul nostro sito Facebook e anche nella versione podcast di Ogni Momento. Grazie e a presto. Oggi parliamo di un argomento diverso dal solito. Chi mi segue da un po' di tempo sa che mi occupo di meditazione, soprattutto di energie sottili, di campo energetico sottile. E di solito parlo di queste tematiche. Questa volta invece parliamo di un argomento, sì, collegato, ma differente. Un argomento che potrebbe non piacere a qualcuno. Parliamo di Dio. Pochi giorni fa mi è stata posta una domanda. Una domanda alla quale voglio dare spazio anche su questo canale video. La domanda è: Mario, ma se Dio esiste, perché non mi rende felice? Wow! Una delle grandi domande degli ultimi 14 secoli. Se Dio esiste, perché permette la sofferenza? Boh, ecco. Premetto che non ne parlerò da un punto di vista teologico, perché io non sono cristiano, non sono cattolico, non c'ho proprio nulla a che farci. E non so nulla di teologia. No, ne parlo da un punto di vista completamente differente. Innanzitutto, facciamoci una domanda. Perché parto dall'idea che se Dio esistesse mi renderebbe felice? Perché? Sto parlando di Dio o sto parlando dei miei genitori, di mio padre e di mia madre? Lo so che nell'Occidente, nel cristianesimo, c'è il concetto che Dio è padre. E qui sta forse la fregatura. Sì, anche nelle antiche religioni gli dei erano padri, madri, ma non è che forse sta qui la fregatura? Non è che se inconsciamente ritengo che Dio è padre, allora finisco per trasferirci le aspettative, le ansie, i timori che ho nei confronti o che ho vissuto nei confronti dei miei genitori, perché poi è lo stesso meccanismo. Quello che da piccolo vivo con mio padre e mia madre, cioè le figure di autorità dalle quali prendo l'esempio e mi costruisco, e che hanno autorità nella mia vita. E il bambino non mette in dubbio i genitori, può contrastarli, può combatterli, ma dentro di sé continuerà a vivere il dramma perché è il genitore che ha dato la vita, gli vuoi bene, vuoi il suo affetto. E là scattano molti casini. Da adulto, se non ho risolto quelle dinamiche, cosa succede? Succede che non è più il genitore ad essere responsabile al posto mio di quello che mi succede, ma lo diventa lo Stato. E quindi attacco lo Stato quando succedono cose che dico: eh no, ma Stato, devi farmi andare bene le cose, è una tua responsabilità. Oppure il passo successivo o parallelo è: vanno male le cose, Dio, è una tua responsabilità, provvedi. E qui sta la fregatura, perché dov'è la nostra responsabilità? È chiaro che non ne abbiamo da bambini. È chiaro che da bambini siamo nelle mani dell'ambiente in cui nasciamo, che non sono solo i genitori. Molto spesso poi non sono tanto i genitori quanto i problemi che i genitori vivono e, anche se non lo dicono ai bambini, i bambini se ne fanno carico inconsciamente. Tante volte. Tornate con la mente quando eravate da bambini. Quanti di voi si ricordano di aver pensato che fosse colpa loro se ad esempio i genitori litigavano? È chiaro che non è colpa dei bambini. È chiaro che magari la percezione del genitore che litiga non era magari nemmeno un litigio quello che veniva percepito, ma è stato comunque percepito. Se quelle tematiche non vengono sciolte dentro di noi, che cosa succede quando siamo adulti? E qui sta il punto. La mia responsabilità, non responsabilità di Dio, non responsabilità dello Stato. Qual è la mia responsabilità? Di crescere, di migliorare la mia vita, di fare tutto quello che è in mio potere per sciogliere le catene interiori che mi porto dentro. Questo posso farlo. Che cos'è il dolore? È una percezione o è oggettivo? O è qualcosa a cui io sto reagendo che proviene dall'esterno, ma sto reagendo? Posso cambiare il modo di reagire?
È normale, è umano stare male quando vedo un'altra persona soffrire. Ma intervengo. È lecito intervenire? Quanto è lecito intervenire? Come è lecito intervenire? E se invece potessi rispettare il dolore di quella persona senza farmene carico e quindi mostrare a quella persona un modo per venirne fuori? Senza che sia io al posto suo ad arrogarmi il diritto di cambiargli la vita. Questo lo dico rivolto soprattutto agli operatori. Chiedetevi perché nelle sessioni che facciamo con le energie sottili corriamo il rischio di farci carico dei mali altrui. Da un lato, perché crediamo che la persona, da un lato sono convinzioni, magari crediamo di doverlo fare o crediamo che la persona non abbia la capacità di cavarsela da sé, ma dall'altro lato. Se ci indeboliamo, se ci sovraccarichiamo, se permettiamo alla preoccupazione di prendere il sopravvento, ecco che ci facciamo nostri i suoi problemi, il nostro corpo energetico comincia a smaltirli. Non funziona, non porta risultati. Se io al posto di un'altra persona compio lo scatto che quella persona ha bisogno di compiere, io ci sto male, o magari ottengo qualcosa, ma quella persona cosa ha ottenuto? Cosa ha ottenuto? Ha conquistato un valore interiore che gli cambia la vita? No, non l'ha fatto. Chiaro che è possibile aiutare gli altri ed è proprio questo il punto delle discipline energetiche. Lo facciamo in un modo particolare, diciamo, ma se cominciamo a vedere gli altri come vittime, anziché come un dove stanno i tuoi potenziali, come ti posso aiutare a tirarli fuori e come ti posso aiutare a integrare quello che stai vivendo nel modo migliore? Se è più questo il punto. Dal punto di vista del corpo sottile, le risorse sono già lì presenti, sono solo tappate oppure vanno sviluppate. Una risorsa negata è una risorsa potenziale è come un seme che va fatto crescere. Se manca il seme, si insemina. Ma si insemina da dove? Da me a te? No, dalla tua anima, dalle tue profondità di coscienza, dove è già tutto disponibile. E si apre un canale per incarnarla nel qui e ora. Accelerandoti magari tutto il processo di crescita o di evoluzione di cui avresti avuto bisogno, ma poi comunque sta a te elaborare quella cosa. Quindi se esiste Dio mi renderebbe felice schioccando le dita? Oppure è qualcosa su cui io posso impegnarmi giorno per giorno e ottenere risultati giorno per giorno? E quindi Dio che c'entra? Forse faremo bene a cambiare punto di vista circa quello che è Dio. Cos'è Dio? Cos'è un'impronta divina? Cos'è il divino? Cosa sono gli dèi? Cambiamo punto di vista. E se gli dèi fossero forze formatrici nelle profondità della coscienza con cui nasciamo e su cui siamo sintonizzati, siano cioè parti di noi stessi, che abbiamo dimenticato di essere. E quindi siano forze molto profonde e molto potenti, ma per gestirle bisogna aprircisi, bisogna dedicarcisi, dedicare tempo, dedicare attenzioni, coltivarle dentro di sé, coltivare quel rapporto dentro di sé. E a quel punto il canale si apre e non siamo più soli. E questa è una regola. Se io, Mario, faccio un lavoro energetico, ottengo un effetto, che dipende molto dalla capacità del mio corpo sottile. Da quanto sono allenato, da quanto sono pompato, da tante cose, dal mio livello di volontà, ad esempio. Ma nel momento in cui mi faccio da parte, nonostante tutto l'allenamento, mi faccio da parte, chiedo al divino e apro un canale di intervento. Ecco che lì scatta dell'altro, lì ci sono delle forze, parte di noi, che sono parte di noi integranti ma molto profonde e sono allo stesso tempo completamente estranee, sono completamente altro, sono coscienze divine. E a quel punto intervengono. È un punto di vista. Per qualcuno di voi tutto questo è pazzia, per qualcun altro, boh, di cosa sta parlando, non capisco niente. Altri è eresia, va bene così, rispetto alla vostra visione, anche se non la condivido. Un altro di voi forse potrà trovarci del buono. Piuttosto vi lascio con questo messaggio e se fosse nostra responsabilità lavorare sulla sofferenza, perché se esiste la sofferenza è anche vero che esiste la possibilità di porvi rimedio
e prima di tutto farlo dentro di noi. Apro un'altra finestra, lo so che il video si sta allungando, resistete. Apro un'altra finestra e vi dico, ma vedo un'altra persona che sta male, non posso fare a meno di aiutarla. Sì, è sano, ma prima di tutto posso chiedermi, questa persona ha necessità di aiuto? Si sente sminuita se intervengo? O se ha solo bisogno di essere accolta così com'è? E le mie ferite, i miei drammi, le mie paure, già dicendo miei mi sto fregando, ma quelli che sto vivendo dentro, quanto ne sono venuto a capo? Perché finché non ne vengo a capo, io poi li rivedo nelle persone che soffrono, mi immedesimo e aiuto loro per aiutare me. Questo è un rischio. No. Il modo migliore per, da empatici, diventare neutrali e rispettare l'altra persona aiutandola nello spazio in cui ci permette di essere aiutata, è esattamente questo. Che non vuol dire diventare neutrale e quindi non provare niente. No, non vuol dire questo. Vuol dire aver guarito le proprie cicatrici. Quando faccio questo e quando riconosco l'infinito potenziale che è già lì a portata di ogni persona, ecco che lì si apre una bella finestra di intervento. Perché allora, lo dico soprattutto agli operatori, riusciamo ad agire nella misura in cui la persona riesce a ricevere e possiamo capire se si può aprire il rubinetto un po' di più o se bisogna andare cauti. A chi non capisce di cosa sto parlando vi dico questo. C'è un po' la credenza che ci si rivolga all'operatore delle energie, all'operatore olistico, all'operatore in tecniche biodinamiche, quando tutti gli altri, tutto il resto non funziona. Sperando in un miracolo in cui in una sessione ti cambia la vita. Non è così, ragazzi. Le magie, no. Non esistono magie, non esistono trucchi. È un percorso di crescita quello che si va ad affrontare. Per quanto in una sessione olistica si possa vedere molto, è come aprire una porta. Quella porta poi va coltivata. Bisogna approfondire il rapporto sottile con noi stessi. Questa è la chiave. Io vi parlo di Dio perché lavorando col sottile ho una percezione che non posso definire umana. Cioè, ho una percezione che esistono realtà, coscienze, anche non umane e non aliene, ma parte integrante dell'essere umano e allo stesso tempo completamente altro, a cui però va dedicato tempo. E solo allora si sviluppa il rapporto e solo allora il canale si spalanca e ottengo quel qualcosa in più. Ragazzi, questo è quanto. La strada maestra è usare il cuore. Il come farlo. So che questo video solleverà molti interrogativi e forse anche delle critiche. Prendetela così, ragazzi, non si può essere d'accordo con tutti o con tutto e con tutti a questo mondo. Ma grazie e arrivederci.